Buongiorno Fiorellini, come va? State bene? State bene? Vi siete, non so, rompo? Non so, disturbo? Oggi vi voglio dire di una cosa che ritengo abbastanza interessante. Allora, martedì prossimo, che è il 20 luglio, se non mi sbaglio, all'Arena di Verona ci sarà una grande rimpatriata dei gatti di Vicolo Miracoli. E non so quanti posti siano a disposizione per le nuove regole, regolamentazioni. Comunque, chi volesse venire può informarsi presso Ticket One, che è una compagnia che si occupa della vendita dei biglietti, o guardare un po' sui social. Io non so darvi altri consigli. Però volevo ricordarvi di questo. Chiamiamolo pure, insomma, chiamiamolo evento, in occasione del genetriaco di Jerry Calà, che ha appena compiuto, no, no, 80, sbaglio sempre, 70, sì, 70 anni. In questa occasione egli ha deciso di festeggiare in una maniera abbastanza importante, diciamo, questo suo traguardo. Chiamandole sul palco anche alcuni personaggi della sua storia, tipo Mara Venier, tipo J-Ax, che ha fatto con lui un disco, e insomma, e altri personaggi importanti, Ezio Greggio probabilmente, Massimo Boldi e naturalmente i suoi vecchi compagni, i Gatti di Vicolo Miracoli, che festeggeranno con lui i 50 anni di carriera, perché abbiamo appunto iniziato nel febbraio del 71. E allora niente, canteremo alcune delle canzoni nostre importanti, sarà un modo per insomma ritrovarsi, e sarà anche sicuramente, diciamo, una serata, diciamo, con una vena di malinconia mista gioia ed emozione. Quindi vi aspettiamo. Per quanto sia possibile ancora trovare dei posti liberi. Ok? Quindi martedì all'Arena di Verona, in serata verso le 21, immagino, roba del genere. Il 20 luglio, ok? Bene, esaurito questo annuncio così importante, andiamo a parlare dei fatti contemporanei. Continuano a ritmo serrato le vaccinazioni, speriamo che esse siano utili, perché più avremo gente con doppia vaccinazione, più la nostra vita potrà sorriderci ancora. Questo è un qualche cosa che ad alcuno suona strano, cioè alcuni ancora non vogliono darsi ragione di affrontare questa cosa, non capendo che il lavoro di molti, per esempio il mio, potrebbe essere compromesso dal fatto degli aumenti dei contagi. Ok? Ma oggi voglio essere un po' speranzoso e fiducioso in quello che succederà. Un consiglio che do, chiaramente spassionato, soprattutto ai ragazzi, è quello di cercate di non peggiorare le cose e state in vacanza in Italia, che è bellissima e abbiamo dei posti meravigliosi che sicuramente non avete ancora conosciuto. Quindi, fiducioso che questo mio appello raggiungerà chi deve raggiungere, andiamo avanti e guardiamo con un certo ottimismo ad un futuro che per il momento ci appare un po' nebuloso, non sappiamo. Oggi quindi tutta l'attenzione mia è rivolta a questa serata di martedì. Domani io con Rudy vado a Metaponto. Sapete dov'è Metaponto? Antica località della Magna Grecia, tra Taranto e Scanzano Ionico. Vado a Metaponto a fare uno spettacolo, quindi domani si lavora. Lunedì tornerò a fare le prove per Verona.
e poi martedì ci sarà questa serata. Bene, allora, libricino, la cefalea e l'emicrania, questi assomigliano, sono visto adesso, assomiglio a Lucio Dalla un po'. Vabbè. La cefalea e l'emicrania non sono la stessa cosa. La cefalea è una sensazione dolorosa estesa a tutta la testa. L'emicrania, invece, a metà del capo. E questo si può evincere dalla radice emi, che vuol dire appunto metà. Emiciclo, emisfero, e in caso del mal di testa, emicrania. Va bene. Per chi ce l'ha, un'aspirina. Buona giornata.